A posto. Qualcuno di voi è la prima volta che lo fa quest'anno, vero? State tornando. Schiena dritta, le spalle aperte, il bacino in avanti. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro e stop. Mento verso lo sterno e sollevo. Mento verso lo sterno e sollevo. Apro le spalle, mi raccomando. Mento verso lo sterno e sollevo. Con la mano destra guardo avanti adesso, prendo l'esterno del gomito sinistro. Andiamo dall'altra parte. Schiena dritta, porto le mani sulle ginocchia, inspiro, apro, espiro, scendo senza spingere troppo dietro, inspiro, apro, l'intento è quello di aprire, espiro, chiudo. Che bella la tua bambina! Com'è grande, più grande del passeggino ormai. Inspiro, espiro. Quel posto lì a Erba è molto carino. Non c'ero mai, cioè, ci sono stato un paio di volte, ma non l'ho mai visto così pieno. È pazzesco la domenica, eh? Ok, fermi su. Allora, appoggio il gomito all'interno del ginocchio, con le spalle lungo la stessa linea, cerco di spingere in alto e guardare il palmo della mano. Tra l'altro, lì dentro, non si può mangiare niente di quello che c'è lì dentro, ovviamente, no? Perché, ma proprio niente. Però ho visto che fanno... Io ho preso un cappuccino alla soia, e lo fanno molto buono, devo dire la verità. Cioè ci sono le alternative, almeno sul coffee break, perché per il resto sarà sicuramente roba di qualità. Torno avanti, appoggio e andiamo dall'altra parte. Ho visto che ci sono alcune cose integrali, alcune cose al Kamut, poca roba, però insomma, qualcosa di decente c'è. Cioè. E torno lentamente, giro la spalla destra dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro dietro, ciao, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro avanti e 1, 2, è lunedì, è un disastro, 4, 5. Dovete prendere i tappetini di là, tesore. Ah, già fatto. Mazza. 7. Sollevo solo la spalla destra. 1. Solo destra. 2. Cerchiamo di togliere tutte le tensioni. 3. Soprattutto lunedì mattina cerco di fare al meglio questi esercizi, perché poi uno magari il weekend non si allena, non fa niente. 7. 8. Sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, giro avanti insieme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e stop. Proviamo a portare la gamba sinistra dietro in questo modo. Questa è la posizione che dovete tenere, tenendo il bacino in avanti, la linea del ginocchio vicino a terra, un bel respiro. Allora, con la mano destra vado dietro, vicino ai glutei, con la mano sinistra prendo il quadricipite o il ginocchio e senza chiudere le spalle mi giro guardando a destra dietro. Anna, non hai ancora fatto i capelli, eh? Ma io sono avatar, io sono il vostro avatar. Torno al centro, inspiro. Probabilmente ti ho guardato tutto, ti ho guardato. Secondo te ti guardo i capelli e non ti guardo tutto il resto? Gomiti a terra. E mi lascio andare giù. Rilasso. Che ansia, non entrare più così di botto però, eh. Che ti do una tettata, ti stacco la testa. Camion. Una Ferrari, tesoro, sono io. No, un bel gippone di quelli della Nissan, bellissimi. Guardo avanti, mi sollevo piano. Ok, adesso ci giriamo di nuovo e con tutto il tronco, con tutto il corpo, ci lasciamo andare giù completamente da questa parte e con le braccia mi allungo avanti, allungo, allungo, allungo. Torno al centro, mi sollevo piano e andiamo dall'altra parte, stesso lavoro. La mano sinistra, prima di tutto dovete cercare di stare diritti, le spalle bene aperte, immaginate sempre un filo che allunga la colonna verso l'alto, quindi il bacino deve essere diritto, anche se siete in questa posizione. È ovvio che se siete dislocati in una direzione piuttosto che un'altra è perché non siete abbastanza mobili, perché dovete passare da questa condizione a questa, ok? Siete voi che dovete aumentare la flessibilità. Mano sinistra dietro, mano destra sul quadricipite, mi giro e guardo la vostra sinistra. Con le spalle bene aperte e respirando, concentratevi sul flusso del respiro. Inspiro, espiro. Apro le spalle, eh? Per aprire bene la vostra mano sinistra deve essere messa bene dietro, al centro della schiena e spingo verso l'alto. Se la vostra difficoltà è portare la mano sul quadricipite, tenetela sul collo del piede, in maniera tale che vi possa aiutare ad aprire meglio. Lentamente torno, porto i gomiti a terra, vicini alla tibia del piede, qui, in questo modo, in maniera tale da allungare bene l'esterno coscia, rilasso la nuca,
guardo avanti, inspiro e di nuovo prima mi giro, mi apro bene e poi scendo e mi allungo giù. Pipì. Ah, vai. È un effetto lassativo e diuretico. Una volta c'erano le medicinali, adesso monia. Guardo avanti, inspiro, sollevo, stendo. Stendo le gambe. Però se voi immaginate un corpo contrito su se stesso completamente, è ovvio che nel momento in cui si mette in movimento e si flessibilizza tutto, i liquidi vanno, no? Avampiedi, tiro, rilasso, però tiro le dita dei piedi, porto il piede in flessione dorsale, rilasso la nuca. Porto le mani all'esterno dell'avampiede, tiro bene. Talloni. Mentre siete in questa posizione e respirate a fondo, portate il mento in direzione dell'esterno. Sentirete che incredibile trazione, eh? Guardo avanti, inspiro, piego. Cominciamo a prendere da questa posizione il polpaccio sinistro. Tiro. Portiamo le dita dei piedi verso la vostra faccia. E scendo piano. Stendo le gambe di nuovo, talloni. Dall'esterno. Mania, passa la parola. Guardo avanti, inspiro, sollevo, piego e andiamo dall'altra parte, sollevo e tiro. Ok, scendo, apro le gambine. Allora, in questa posizione spingo il bacino in avanti, ok? Proviamo a portare i gomiti a terra. Scendete aperti fino a dove riuscite.
Portiamo le mani sotto il polpaccio destro, cerchiamo di tirare le dita all'avampiede verso di noi, ok, senza tirare con le mani, però tutte e due le mani sotto il polpaccio, le dita verso di me e la fronte sul polpaccio, sul ginocchio destro. E adesso facciamo scivolare le mani e prendiamo le dita del piede e tiriamo, che voi abbiate o no le scarpe tirate il più possibile. Lentamente passo per il centro e andiamo dall'altra parte. Tutte e due le mani sotto il polpaccio sinistro, tiro bene le dita del piede. Tu sei venuta alla lezione giovedì? Hai camminato poi? Sei riuscita a camminare? Sì? Un po' male. Vabbè, hai visto che però, insomma. Fronte ginocchio sinistro. Andiamo a prendere l'avampiede, tiro bene in flessione dorsale, tiro, tiro, tiro. Così oggi faccio riprendere gli ultimi arrivati a metà gennaio. Vuol dire che alcuni di voi sono stati fermi per un mese, disgraziati, un mese. Torno al centro. E in questa posizione cerco di allungare, allungare, allungare il più possibile. Guardo avanti, inspiro, sollevo. Andiamo a flettere solo la gamba destra, solo la destra. Spingo il bacino bene avanti, le spalle aperte. In questa posizione porto il gomito lungo la linea dei glutei e mi appoggio in maniera tale che però il gomito sia fuori leggermente dalla linea delle spalle, perché se fate questo cadete. Apro, mi raddrizzo bene, ok, sollevo. Allungo, dovete sentire trazione sul fianco sinistro. Inspiro, espiro. Ruoto avanti. Sollevo piano e andiamo dall'altra parte, schiena dritta, appoggio, apro, allungo. Potevi metterti sotto la scrivania direttamente, proprio sotto sotto. La pina ci sta. Ruoto avanti,
sollevo. Proviamo a portare le piante dei piedi a contatto. E proviamo a tenerci o dall'avampiede o dal collo del piede in maniera tale da creare questa apertura. La linea delle ginocchia deve essere, se è troppo alta, vuol dire che voi siete, allora, vuol dire che voi siete così, vedi? Più rincuzzati siete, più questa è la posizione, ok? Più flessibili siete, quindi qui, ok, più riuscite ad aprirvi. Ok. Schiena a terra. In questa posizione rilasso le braccia lungo il tronco, le gambe sono leggermente divaricate, sollevo la zona lombare, inspiro, appoggio, espiro. Sollevo, inspiro, appoggio, espiro. Sollevo, inspiro, appoggio, espiro. E continuo per qualche secondo. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Mi raccomando, adesso solleviamo la zona lombare e avvicinando un tantino i talloni ai glutei, sollevo la zona lombare, sollevo i glutei leggermente e riappoggio. Finiamo l'allungamento con alcuni esercizi di mobilità importanti. Inspiro, sollevo, espiro, scendo, inspiro, sollevo, espiro, scendo, inspiro, sollevo, espiro, scendo, sollevo. Immaginate, visualizzando la colonna, di dover creare un continuo appoggio della stessa. È un continuo leggero sollevamento per come massaggiare la terra, come se dovessimo massaggiare la terra. Inspiro, sollevo, espiro, appoggio. Inspiro, sollevo, espiro, appoggio. Inspiro, sollevo poco di più, l'ultima tranche di questo sollevamento. Inspiro, sollevo, espiro, appoggio. Inspiro, sollevo, espiro e stop. Sul ginocchio destro al petto. Dovete spingere bene la schiena a terra, quindi dovete averla tutta appoggiata al piano rigido, il mento in direzione dello sterno, ma le spalle aperte. Quindi dovete imparare a mantenere la linea del piano rigido sul quale vi appoggiate. Aprite bene la cassa toracica cercando di inspirare ed espirare. Più che altro controllate il flusso del respiro cercando di non rimanere mai in apnea, perché la cosa che noto più spesso in voi è proprio questa: dato che siete chiusi in avanti, non respirate. Prendiamo il collo del piede sinistro, destro, scusate, voi avete la destra, e appoggiamo il piede destro sul quadricipite sinistro. Teniamo qualche secondo la posizione. Thank you.
Tutte e due le mani sotto la coscia sinistra e spingo al petto. E appoggio, tolgo l'incrocio, prendo il ginocchio sinistro e lo porto al petto. Sollevo la gamba sinistra, ho sbagliato, prendiamo il collo del piede, scusate, appoggiamo sul quadricipite sinistro, teniamo qualche secondo. Prendiamo sotto la coscia destra, portiamo al petto. Questo è il modo migliore per allungare quotidianamente la colonna, è il modo migliore per stare bene. Questi sono esercizi abbastanza standard, semplici, sul piano rigido, che bisogna fare ogni giorno. Ci sono anche sui manualetti che danno come esercizi più contro il mal di schiena, come se fossero solo questi, no? E appoggio. Braccia fuori all'altezza delle spalle, i talloni vicini ai glutei, le gambe chiuse, scendo con le gambe a destra. Testa al centro. Cercate la trazione completa senza mai sollevare il palmo della mano e l'avambraccio sinistro. Adesso proviamo a portare la gamba sinistra dall'altra parte, senza stenderla, se no vi prendete tutti a calci nel sedere. Semplicemente appoggiamola, quello che mi interessa è che con la mano destra riusciate a spostarla verso il basso, aumentando la trazione sul fianco. Quindi dovete fare questo, se non ci state va bene anche questo lavoro. Quindi aumento la trazione. E lentamente torno. Riporto i talloni a terra, le gambe chiuse. Scendo con le gambe a sinistra. Chiuse. Con la mano sinistra cerco di aumentare la trazione. Se riuscite anche a portare la gamba dall'altra parte, tanto meglio.
buona giornata. Domani mattina faccio un 9:45 stretching, 10:20 iniziamo a fare il corso. Sei obbligata, capito? Ecco, brava. Ciao. E torno al centro. L'ultimo, prima di iniziare. Allora, solleviamo le gambe, mettiamo le mani dietro le ginocchia. Cerco di stendere portando i piedi in flessione dorsale, in questo modo. Portiamo le mani dietro i polpacci. Caviglie. E avampiedi. Divarico almeno 45 gradi. E chiudo. Ci giriamo su un fianco, ci portiamo in quadrupedia. Allora, le mani sotto le spalle, in leggerissima extra rotazione per respirare meglio. Siamo solo in stretching, il lavoro successivo in quadrupedia ve lo faccio fare con i gomiti a terra, così non avete male. Allora, porto i glutei sui talloni e mi allungo avanti, 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 avanti. Guardo avanti, inspiro, sollevo, in arco. Torno, ci fermiamo, guarda, esattamente qui. Inspiro e scendo, vedi? In arco, inspiro, in arco. Inspiro, in arco, inspiro, l'ultimo, in arco, e scendo. Guardo avanti, gomiti a terra. Allora, i gomiti sono più avanti delle spalle, in maniera tale da avere l'appoggio completo. Chi di voi non ha problemi e sta in questo modo, tanto meglio, ok? Se invece state giù, però, mi raccomando, non dovete mai appoggiare, a meno che non ve lo dica io, ok? Adesso chiudo. Sollevate la gamba destra, io ve lo faccio vedere così. Solleviamo la gamba destra. Allora, il lavoro è... stendo, piego, stendo, torno, senza mai fare questo. Siamo qui. Stendo, piego, stendo, torno, piego, stendo, piego, torno, piego, stendo, piego, torno, piego, stendo, piego, torno, piego, stendo, piego, torno, piego, ciao, piego,
piego, stendo, torno, sollevo, piego, stendo, torno. Ancora, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Forza, 8, non dovete appoggiare, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fermi su, voi siete a destra. Ora, la ragione di questi esercizi è imparare a tenere, ciao, imparare a contenere il movimento, ok? Quindi noi, che siamo in questa posizione, tiriamo bene il collo del piede, extravoltiamo l'anca senza girare in questo modo, ma teniamo il busto diritto e descrivo dei piccoli cerchi verso l'esterno, 8, tenendo sempre la gamba molto in alto, 7, 6, 5, vuoi entrare? 4, ok, posso chiudere? 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fermi su. Siete dritti, eh? Siete dritti, vedete? Faccio vedere. Non siete così, siete così. Ok? Sollevate il braccio destro, anche se avete il gomito a terra. Tengo la posizione e oscillo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, appoggio il braccio. Non c'è niente da fare, mi parte da sola. Allora, fate questo. Fuori, dentro, fuori, dentro. Mi parte il merengue da solo. Marina, vai la no. Allora, siete fermi. Guardatemi, guardate me. Voi siete con la gamba destra. Questa è la posizione. Il vostro lavoro è questo. Uno, due, tre, ok, quattro. Non. Quella è un'altra cosa. Quindi contengo, respiro. Ovviamente, se voi state fermi un mese, il lavoro, quando si fa Pilates, aumenta un po' la forza, no? Perché comunque è un lavoro anche di potenziamento. Se state fermi un mese, è ovvio che non fate quello che facevate un mese fa, eh? Quindi il gluteo si ribellerà, vi si alzano i battiti, non ce la fate. Posso spegnere? Decido io, sì. Ok. Anche perché se non fate la sauna incorporata. Ok, conto 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fermi su. Guardo avanti,
Tengo allegramente la posizione. Adesso scendo dal basso a destra, guarda, senza appoggiare, all'alto a sinistra. Basso destra, alto sinistra. Ok, e uno, su, due, su, tre, su, quattro, cinque, sei, sette, e stop. Adesso posso appoggiare e portare i glutei sui talloni e allungare con le braccia avanti, allungo, allungo e respiro. Voi adesso avete lavorato sulla gamba sinistra con la gamba destra sollevata, giusto? Riportiamo i gomiti a terra, in avanti. Oggi ho fatto un lavoro molto soft, a parte questa parte finale, eh? Ricordatevi quanto sono stata brava oggi. Solleviamo, io sto su, voi state giù, fate come volete, sollevo. Ok, allora... piego, stendo, fletto e torno. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre. Due.
e scendo. Giro le spalle, 8, 7, 6, 5 e 4. Giro avanti e 8, anzi 3, 2, ok, bene così, grazie mille, buona giornata, sono stata molto buona, troppo buona, quando è troppo, troppo.